siamo qui per parlare di Sopravvissuti, che io ho visto i primi due episodi e ho avuto l'impressione che questa serie ha la capacità di svelare l'animo umano, no? Perché su questa barca bella ci sono personaggi di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi età, che poi si ritrovano a dover condividere un'esperienza traumatica e a far uscire fuori qualcosa che solitamente teniamo dentro di noi perché viviamo in un mondo che ce lo permette. Ma queste persone in realtà poi si ritrovano a vivere qualcosa di assolutamente imprevedibile, che tira fuori qualcosa che in realtà abbiamo dentro, però, non credi? Sì, sì. Possiamo dire che l'equipaggio dell'Arianna, questi 12 personaggi che appunto si ritrovano casualmente su questa barca, alcuni si conoscono, altri no, quindi è giusto, sono di estrazioni sociali differenti, età differenti, ci sono coppie, ci sono persone singole, si ritrovano intanto a dover convivere, la convivenza in barca già è complessa, ma in più c'è questo grande avvenimento che sconvolge completamente il loro viaggio, si ritroveranno poi naufraghi per mesi e mesi. Cosa succede? Questo avvenimento è talmente traumatico che chiaramente ogni personaggio si spezza da qualche parte, si rompe qualcosa, si aprono dei canali e questo fa sì che ogni personaggio, attraverso appunto questa chiave di rottura, possa raggiungere il pubblico. Magari qualcuno si riconoscerà nel personaggio di Marta, qualcuno si riconoscerà nel personaggio di Luca, che è interpretato da Lino Guanciale, e via dicendo. Proprio perché c'è una grande varietà di età, ci sono anche attrici e attori di paesi differenti dal nostro, cioè ci sono attrici francesi, attori tedeschi, e quindi il problema sarà poi il rientro, perché alcuni di loro rientreranno e a seguito di questo trauma e di queste esperienze vissute di cui appunto non sappiamo nulla, si scopriranno poi nell'arco degli episodi, loro dovranno riaffrontare la realtà e tutto quello che avevano lasciato indietro e in uno stato anche emotivo completamente dissestato. E questo creerà ulteriori incomprensioni, ci sarà poi un personaggio che andrà ad indagare, comincerà ad intuire, quindi loro si sentiranno tutti sempre più all'angolo e non sapranno, dovranno accordarsi, ci saranno momenti in cui saranno molto legati e momenti in cui si allontaneranno. E anche gli equilibri più ovvi all'inizio della serie si distruggeranno. Un elemento interessante credo che sia l'equilibrio che c'è tra la spettacolarità della serie e poi l'emozione, no? di chi si trova sulla barca a vela, di chi ritorna dopo un anno e di chi resta a casa. Credi che questo equilibrio sia stato poi anche guidato da Carmine Lia? È stata una guida fondamentale per trovare questo equilibrio appunto tra la parte più spettacolare della serie e quella più emotiva? Certo, sì, Carmine è stato fondamentale. Perché con lui intanto abbiamo tirato un arco, lui ha tirato archi per tutti i personaggi, ci abbiamo lavorato insieme e sicuramente lui aveva una visione totale di tutta la serie, no? Perché poi appunto chiaramente ogni attore va a lavorare sul suo personaggio e ha uno sguardo poi esterno anche verso tutti gli altri. Però Carmine ci dava il senso di tutto, anche perché stando dentro a volte non ti rendi conto effettivamente, anche lavorando agli studios in Tiburtina con questa barca ricostruita, noi a volte non ci rendevamo conto di quanto potesse essere enorme la tempesta, di quanto potesse anche essere appunto traumatica un'esperienza del genere mai vissuta da nessuno di noi, fortunatamente. In più ci siamo tanto aiutati tra di noi. Il gruppo, devo dire, quando noi abbiamo lavorato questi mesi e mezzo sulla barca in Tiburtina, che è stato appunto continuativo, siamo stati molto uniti, ci siamo aiutati a vicenda, ci siamo spalleggiati, anche perché poi le giornate erano piuttosto intense, no? Dalla mattina alla sera eravamo tutti i giorni lì, zuppi, bagnati, con scene emotivamente molto pesanti, e quindi c'era Carmine che teneva tutti insieme, ma anche noi ci siamo, no? Fatti forza, ci siamo sempre aiutati, quindi questo è stato un bel lavoro. Poco fa hai detto appunto che magari non ci si rendeva conto sul set di quanto potesse essere forte la tempesta, e ovviamente l'immaginazione per un attore è tutto. Com'è stato fingere appunto di trovarsi in mezzo all'Oceano Atlantico vittima di una tempesta? Beh, allora sicuramente ognuno di noi ha fatto il suo percorso di studio prima di iniziare, sia appunto guardando qualsiasi tipo di film che trattasse l'argomento, sia anche proprio di confronto, giusto per capire anche proprio fisicamente che cosa può succedere a una persona che si ritrova in una situazione del genere. E quindi di conseguenza, a parte lo studio che ognuno ha fatto,
poi c'era Carmine che cercava di stimolarci il più possibile, no? Perché poi noi effettivamente avevamo un blue screen davanti agli occhi e tendenzialmente gli operatori, appunto i truccatori, e quindi era facile confondersi oppure dimenticarsi che davanti a noi magari c'era una distesa di mare infinita e invece c'era un muro. Un'ultimissima domanda è sulla scrittura, perché questa è una serie che è stata scritta da un gruppo di giovani sceneggiatori e a me ha fatto pensare per alcuni versi a Lost, per come gioca con i generi e come gioca con le linee narrative dei personaggi. Secondo te qual è la forza della scrittura di questa serie? Secondo me è intanto il grande quantitativo di personaggi, molto diversi l'uno dall'altro, e loro sono riusciti a intrecciarli tutti con grande maestria. Nel senso che ogni personaggio ha il suo arco, ha i suoi avvenimenti, ha il suo piccolo grande mondo, ma non sono su un unico binario, tutti i binari si incrociano. E questo dà molta varietà alla serie, dà molti spunti, dà tantissimi punti di vista differenti, anche per quanto riguarda tutto il mondo del femminile. Ci sono molti personaggi che tanto diversi l'una dall'altra, ci sono donne che vengono da mondi completamente diversi e che hanno soprattutto reazioni completamente diverse, anche inaspettate rispetto a come le vedi all'inizio, a quello che poi succede durante appunto tutta la questione barca e naufragio. Grazie mille per il tuo tempo. Grazie a te. Grazie.